Vane, Vanessa, dai amore, sveglia, dai, amo, ehi, dai amore, su che è tardi, dai, oggi hai le prove per il saggio? Eh? Hai le prove, amore, oggi? Per il saggio? Come no, amore? Vane, dai, amore, ti prepari? Sei tanto stanca, eh? Ma stai bene? Ieri sera non sei stata bene, avevi un po' di mal di pancia. Stai meglio? Ma come mai sei così stanca? Dai, Vanessa, ascolta, oggi è l'ultimo giorno di scuola perché domani è festa, quindi terminiamo la settimana a giovedì. E stasera hai le prime prove per il saggio. Dai, amore, su. Ah, vuoi andare in bagno prima? Va bene. Dai, vestiti. Io ti vado a preparare lo spazzolino. Ma come mai sei così stanca? Non capisco. Pure non siamo andate a dormire tardissimo, anzi. Tutto ok? Sì! Dai, dai, dai! Alzati, lavati la faccia, vedi che ti svegli. Dai, amore. Anastasia! Buongiorno! Metti un attimino in pausa che altrimenti non riesco a parlarti. Tu stamattina ti sei svegliata subito, vero amore? Ti ho trovata in bagno con me, sei già pronta, lavata dalle 7. Complimenti, amore! Invece tua sorella mi sta facendo impazzire anche stamattina. Oggi lo sai che è l'ultimo giorno della settimana, che domani è festa e non si va a scuola? E oggi dobbiamo andare alle prime prove di Vanessa per il saggio di Pop. Quindi, quando torniamo a casa, facciamo merenda. Dove che andiamo? Solito posto, ancora solito posto. Poi il 9 andiamo al teatro, ok? E il 10 andiamo a vedere il saggio. Il primo saggio della Vane, oddio. Va bene, cosa vuoi per merenda per scuola? Va Una crostatina. bene, amore mio. Hai chiesto ieri. Cosa c'è? Sei tutta rovinata dalle zanzare. Fammi vedere quello di stanotte. Questo ti ha morso Questi stanotte? due. Ascoltami, non ti devi. Mamma E mia, sei gonfia e calda. Ecco, anche questo qui. questo. Girati, mettiti un po' di questo, mettiti un po' di questo qua sulle Ma no, punture. brucia. Vanessa, però hai fatto apposta. Non ti grattare che ti fai venire il sangue. Amore, sul dito, poi lo passi. Dai, ragazze, dobbiamo andare a scuola. Volete che vi metto i cerotti sui vestiti? Questo brucia, ho già provato. Quindi lascialo stare allora. Cosa vuoi, la crema? Quella del dito non lo Eh? so, quella del dito. Vane, dobbiamo andare. Mettitelo se vuoi, fai come vuoi. Allora, cerottini messi un po' sparsi qua e là e fatti vedere con la coda come sei bella, con la coda alta che non vuoi mai fare. Non è vero. Ultimamente però, perché fino ad ora hai voluto solo quella bassa. Allora, Vanessa, oggi è l'ultimo giorno di scuola, è giovedì, domani è festa e hai le prime prove per il saggio di Pop. Quindi, quando torniamo a casa, cosa facciamo? Merenda? Perché oggi ce l'abbiamo alle 7, meno male, così abbiamo il tempo di E fare cosa merenda noi? e lo zaino. Ok? E poi andiamo a fare le prime prove, va bene? Ma si trovano già lì Alle 7 o? ci troviamo lì. C'è già il turno prima di te, alle 6. Va bene? Andiamo a scuola. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Vanessa e Anastasia sono andate a scuola. Oggi per Vanessa iniziano le prove ufficiali per il suo primo saggio di Pop. In realtà è il suo primo saggio di qualsiasi attività sportiva perché non ne ha mai fatto uno. Quindi, appena usciranno da scuola, corriamo a casa, merenda, prepariamo lo zaino e la portiamo a fare la sua prima prova per il saggio. Qui fa un caldo bestiale, ci sono 30 gradi. Non so da voi, scrivetemi nei commenti quanti gradi ci sono e se c'è il sole oppure piove. Ciao, bentornata da scuola. Tutto bene? Te? Dove sei? Ma dai, Anastasia! Ciao, amore! Ma smetti! Com'è andata a scuola? Ragazzi, ultimi giornissimi di scuola, poi è finita! Oggi è l'ultimo giorno della settimana perché domani è festa, fortunatamente. Smettila! Fa caldo a scuola, Anastasia? Anastasia non c'è. Un pochino? Com'è andata con i cerotti che vi ho messo per le zanzare? Vi hanno punto? Meno male, sono contenta. Allora, Vanessa, dobbiamo correre a casa perché dobbiamo preparare la borsa e andare in palestra per la prima prova per il saggio che si terrà il 10. Ok? Sei pronta? Dai, andiamo a casa che devi anche far merenda. Tu hai già fatto merenda in macchina? Ah, Anastasia, perché non parli?
Successo qualcosa? Il topolino ti ha mangiato la lingua? Poi noi andiamo a far merenda quando Vanessa va a fare le prove? Sì, al bar. Sì. È perché oggi stai un'oretta e basta, non un'ora e mezza. Quindi è inutile che torno a casa. Sì, è dalle 8, è dalle 7 alle 8. È un'ora. Di solito fai un'ora e mezza. Vuoi far merenda? No. Ma che poi finisce alle 8 stasera, eh? Perché non vuoi far merenda? Dopo. Dopo quando? Dopo. Ok, allora vieni su e fai lo zaino. Dobbiamo prescegliere i vestiti, eh? Dai. È contento di vederti. Dai, vieni a fare lo zaino, per favore. Amore, siamo tornate? Ti aspetto su? Devi decidere tu cosa mettere. Vane, guarda che sono le 5, le 6 e mezza, dobbiamo andare. Ma io non sto scherzando, eh? Ma non hai nessuna intenzione? Dov'è Anastasia? Oh, ma non hai voglia? Ecco, allora muoviti. Sì, tra poco andiamo, Ani, eh? Dai, prendi lo zaino, Vanessa, che è qui. Oh, non mi sembri tanto invogliata. Dai, magari sta passando anche Giada, non lo so se riesce ad arrivare. Sei stanca, amore, lo so, però beh, direi che siamo a fine anno scolastico, fa caldo, io capisco che tu sia stanca. Allora, io ti avevo... In che senso? Non ti piace qua dentro? No. Prende un brutto gusto? Ti do una bottiglietta? Eh sì, va bene, dai, questa la uso. Allora. Cosa hai scelto? Top rosso e pantaloni che bianchi. Che mi ha regalato Giada. Sì, che c'è anche lei oggi, che è guarita perché ha avuto la varicella. E tra un po' arriva, forse qui, non lo la so. La mia bebè. La tua bebè. Oh, Vane. Hai cercato Giada? Sì. Com'è che si dice? Appoggio... Allora ragazzi, cucciolini, anche voi avete questo nuovo trend fantastico, super intelligente soprattutto, che loro mi chiamano e mi dicono mamma, io rispondo eh? E voi mi dite? Appoggio io. Appoggio io, ragazzi, che... appoggio io. Appoggio io. E che cos'è? Appoggio io. Appoggio io, quindi cambiava solo l'intonazione. No, ma veramente devo dire che questa generazione è il top. Scrivetemi nei commenti se anche voi siete queste cose, appoggio io. Hai fatto? No, andiamo a mettere acqua fresca però. Dai, portala giù, dai, su, 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 veloce. Ma ragazzi, ma è di Anastasia. È il tuo? Ce l'hai? Ancora a scuola. Andiamo, Anastasia. Perché? Spiega il perché. Spiega perché il tuo è ancora a scuola. Perché dobbiamo fare le firme degli altri compagni. E cosa hanno avuto i tuoi compagni? La varicella. Stanno tornando piano piano. Ma posso portare il telefono? Ma dove? No, non ha senso. Ok, andiamo Vanessina, porta giù la bottiglietta d'acqua. Senti, sei un pochino emozionata? Sì. E il 10 sarai molto emozionata il giorno del saggio? Anche il 7 e l'8. Ma tu il 7 e l'8 non ci devi andare. Allora adesso ti faccio uno schemino dei giorni in cui devi andare. No, sì. Te lo faccio vedere perché ho il messaggio, va bene? E per te, Giada, forse? Per te il primo saggio, vero? Le scarpe sono in macchina. Sono direttamente in macchina. Sono in macchina. Appoggio io. Vedi, è colpa tua se parlo strano. Comunque, dicevamo, prendi la bottiglietta d'acqua. Per te è il tuo primissimo saggio di tutta la tua vita, di tutta la tua piccolissima vita, perché hai solo 9 anni. E quindi l'emozione è no! tanta. Ne avevo fatti altri. Ma di che cosa? È vero, sì. No, tu non hai fatto sì, nessun saggio. Sì, scolastico, a scuola, di musica. Vabbè. Sì, vabbè, dai, dimmi che saggio hai fatto. Io dai. Mi ricordo quello di danza, ma non era tipo un saggio, era tipo che voi guardavate. Ma è vero! Mi ricordo! Vabbè, me lo sarò scordata io, dai. Sì, ma eri in palestra che facevi lezione, probabilmente. Non hai fatto nessun saggio, il tuo primo saggio, dai. Andiamo a riempire la bottiglia sì, e tra poco si va. Che sei forte tu, è 2 ore che siamo a casa, quando è che ti fai pane e Nutella? Eh? Quando dobbiamo uscire? Adesso lo mangio in macchina? Ma fai ancora in tempo comunque Vanessa. No, mangialo con calma che poi andiamo. Vanessa. Eh? Perché vuoi mangiarlo in macchina? Lo sai che in macchina io non voglio che si mangia, che se ti va di traverso qualcosa e non mi posso fermare non so cosa fare dopo? Non vai attraverso. Già, perché tu sei superiore a tutti, vero? Mm-hmm. Abbiamo Wonder Woman in versione bambina.
Spalma, spalma. Ti rendi conto che io ho chiuso e stavo andando e tu eri chiusa in cucina? Cosa fai? Con le... Lacciati le scarpe. Sì. Penso se arrivavo lì e tu non c'eri. Facevo io le prove. Lo faccio io il saggio, che sono più brava di te. Prenditi la borsa, per favore, che non siete capaci a prendere niente. Sto mettendo gli scavi. Ecco. Ani, andiamo! Dai, bene, siamo arrivate. C'è Giadina. Ciao, Giadina. Ciao. Come stai? Bene. Sei guarita? Giadina ha avuto la varicella. Mm-hmm. Senti, sei agitata oggi? Sì. Un pochino? Il 10 sarete stupende. Mm-hmm. Vero? La lezione di pop è finita. Com'è andata? Bene. Avete fatto le prove? Sì. Ovviamente noi non possiamo riprendere nulla perché ci è assolutamente vietato guardarvi, giusto? Lo so, ed è anche giusto che sia così. Adesso andiamo a mangiarci una pizza. Sei stanca? Un pochino? No? Hai fame? Dai che domani siamo a casa da scuola. Ma ciao amore, tu sei venuta con me? Tre giorni stiamo. Siamo tre giorni. Venerdì, sabato e domenica. Che bello, sei contenta? Io sì. Contentissima. Poi ragazze, l'ultima settimana di scuola, l'ultimissima. E poi anche no, però non mi ricordo quando ho detto, non mi ricordo, forse mercoledì o giovedì. Noi andiamo da una mia compagna a prendere gelato. È vero. Mangiare gelato e poi andiamo al parco tutta l'ora e restiamo là. Mamma mia, che bello, che meraviglia. È finita la scuola, ragazze, sei contenta, Vale? Poi ce ne andiamo in vacanza, partiamo il 14, andiamo in Sardegna e poi si ritorna per qualche giorno e poi si riparte per un po', ok? Andiamo a mangiare? Sì. Hai scelto cosa mangiare? Sì. Quale vuoi? Quella lì? No, Vane, non la prendo. Ok, va bene, prendila. Tu cosa prendi? Gorgonzola? Pizza gorgonzola? No? Per un attimo. Ok, e Ani? Mamma! Cosa prendi? Mamma! Una gorgonzola? Mamma, anch'io prendo la gorgonzola. Brava amore, perché ho paura che non ti piace così tanto. La prendi gorgonzola se ti va? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buona? Qua la pizza è buonissima, vero Giada? Tornate a casa! Vale, sì. Tutto ok? Sì. Sì, ero un pochino agitata. Ma stai tranquilla che andrà tutto benissimo, Sì. Sei tranquilla? Tanto adesso siamo a casa, ci riposiamo in questi giorni, poi l'ultima settimana tu farai ancora un'altra prova che poi è il giorno prima del saggio, Ah no, il giorno stesso del saggio, è vero. Sì. Buonanotte. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! E se voi avete un saggio di uno sport, scrivetelo nei commenti. Saluto Diego. Ciao! Alessandro e Daniel, che sono due miei compagni, Diego e Chloe. Invece Diego è mio compagno.